Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi. Vieni e vinci ogni paura dentro di noi. Rendici felici di credere, felici di sperare, felici di amare. Vieni, Spirito Santo, rendici un cuore solo e un'anima sola, affinché il mondo creda che Gesù è il Figlio di Dio. Vieni, Spirito Santo, Madre Immacolata, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Ho accettato volentieri l'invito del caro e zelante Don Guido, che mi chiede di proporre 6 meditazioni per approfondire la nostra fede. La Quaresima è un tempo propizio, un tempo benedetto, una vera grande grazia del Signore per poter approfondire la nostra fede. La fede, infatti, non è una poltrona sulla quale ci si siede e tutto è fatto. No, no, la fede è una strada da percorrere, una strada con curve e rettilinei, con discese e con salite. La fede è un cammino. Pensate, negli Atti degli Apostoli, per 8 volte i cristiani vengono chiamati così, i discepoli della via di Gesù. Allora, fissiamo lo sguardo su Gesù, con il desiderio di seguirlo con più coerenza, con più entusiasmo, in modo che chi ci avvicina sente in noi il profumo di Gesù. Parto da un episodio singolare. Nei primi anni del secolo scorso, lo scrittore polacco Enrico Sienkiewicz pubblicò uno splendido romanzo intitolato Quo Vadis. In questo romanzo egli racconta la storia di un amore sbocciato tra un soldato romano di nome Vinicio e una ragazza cristiana di nome Licia. La storia è ambientata al primo secolo cristiano, prima che scoppiassero le persecuzioni. Il soldato Vinicio non riesce a capire la delicatezza della giovane Licia e soprattutto non riesce a capire il suo modo di pensare l'amore, che fa riferimento direttamente a Dio. Non dimentichiamo che la società romana nel primo secolo era paurosamente corrotta, un po' come quella di oggi. Vinicio, il soldato, chiede di poter incontrare l'apostolo Pietro per avere dei chiarimenti e gli pone una domanda decisiva. I giudei hanno portato nel mondo il Decalogo, i 10 comandamenti. I greci hanno portato nel mondo la filosofia, l'arte di pensare. I romani hanno portato nel mondo l'organizzazione dello Stato e la chiarezza delle leggi. Ma voi cristiani, cosa portate nel mondo? E Pietro risponde: noi cristiani portiamo nel mondo la notizia più rivoluzionaria che ci sia, ed è questa: Dio è amore. Per questo motivo, per noi l'amore è sacro e ogni offesa alla dignità dell'amore è un'offesa fatta a Dio. Vinicio inizialmente non capisce. Capirà soltanto quando si farà cristiano. E noi, in questo primo incontro, cerchiamo di scavare in questa meravigliosa affermazione: Dio è amore. Pensate, nel secolo scorso un pensatore, direi di un certo spessore, Ugo Spirito, morto nel 1979, un giorno fece questa confidenza: Dio mi manca nel senso che non riesco a dargli un volto che possa soddisfarmi, che Dio esiste, è certo, perché il Creatore ci vuole, basta una rosa per demolire qualsiasi ateo. Chi ha messo nel seme il progetto stupendo del fiore? Non ci si è messo da solo, il Creatore c'è. Ma a me, uomo, non basta avere questa certezza. Io ho bisogno di dare un volto a Dio, di sapere chi Egli è veramente. C'è una domanda che urge sempre dentro di me e alla quale io sento di dover dare una risposta. Chi è Dio? Non ho trovato la risposta. Non so chi è Dio. Bastava che aprisse il cuore a Gesù e avrebbe avuto subito pronta la risposta. Infatti Gesù, e soltanto Gesù, ci svela Dio e ci spalanca l'ingresso nel cuore di Dio e ci introduce nella meravigliosa verità. Dio è amore. Affermazione enorme. San Bernardo chiaramente osservò: se il Figlio di Dio non fosse venuto in mezzo a noi, che idea di Dio si sarebbe potuta fare l'uomo, se non quella di un idolo, frutto di fantasia? Dio invece è venuto,
ha voluto essere compreso, ha voluto essere veduto, ha voluto essere immaginato, direi, dove e quando? Ti rispondo subito, in Gesù Cristo. Biagio Pascal, morto nel 1662, è una delle più belle intelligenze apparse nella storia dell'umanità. La notte del 23 novembre 1657 ebbe un'improvvisa illuminazione, come quando le nuvole si squarciano e lasciano vedere il sole. Pascal avvertì con estrema chiarezza che il vero Dio è quello che ci ha fatto conoscere Gesù. E Pascal provò una gioia incontenibile, una gioia mai provata, e si affrettò a scrivere su un foglio l'emozione di quel momento. Ecco le sue parole. Dio di Gesù Cristo, Dio non si trova che per la via insegnata dal Vangelo. Io me ne ero separato, che io non ne sia separato in eterno. La vita eterna è questa, che conoscono te solo Gesù Cristo. Sì, Gesù Cristo, io me ne ero separato. Io l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso, che non ne sia mai più separato in eterno. Queste parole, scritte di getto, la notte della illuminazione, Pascal le cucì all'interno del suo giacchetto e al momento della morte vennero ritrovate e fatte conoscere a tutti. Anche Napoleone, pensate, Napoleone Bonaparte, negli anni dell'esilio, nella sperduta isola di Sant'Elena, ritrovò la fede e disse: «Io conosco gli uomini e perciò vi dico che Gesù non è soltanto un uomo. Gli spiriti superficiali trovano della rassomiglianza tra lui e fondatore di impero, i conquistatori e gli dèi di altre religioni, ma questa somiglianza non c'è tra il cristianesimo e qualsiasi altra religione. C'è la differenza dell'infinito. Cristo è unico. Nella storia, invano, ho cercato qualcuno paragonabile a Gesù e ho cercato qualcosa paragonabile al Vangelo. Non ho trovato né l'uno né l'altra. Cristo è unico». E al generale Bertrand, che aveva qualche dubbio sulla divinità di Gesù, Napoleone disse, con fine ironia: «Caro generale, se lei non comprende che Gesù Cristo è Dio, ho sbagliato io a nominarlo generale». Com'è vero? Gesù, è soltanto Gesù, ci svela Dio e ci spalanca l'ingresso nel cuore di Dio e ci introduce nella consolante verità: Dio è amore, pertanto Dio può soltanto amare e possiede soltanto la forza dell'amore. Dio è onnipotente nell'amore, onnipotente nella bontà. Questa è una notizia che ci ha portato Gesù. A questo punto fissiamo lo sguardo sul volto di Dio che Gesù ci ha manifestato. Cerchiamo di entrare nel mistero affascinante del Padre, ricordando bene che il cristianesimo è la più grande novità che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Il cristianesimo è la più grande novità riguardo a Dio, perché Dio stesso è venuto a raccontarci questa novità. E partiamo da un fatto. Gesù stupì i suoi contemporanei per la sua bontà. Una bontà sconfinata, imprevedibile, disarmante, gratuita. Ad un certo punto, coloro che avevano un'altra idea di Dio reagiscono. Racconta San Luca, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Ma costui riceve i peccatori e mangia con loro!» Questo fatto scandalizzava. Scandalizzava coloro che avevano un'idea di Dio incentrata esclusivamente sul potere, sulla forza, sul dominio, sulla condanna. Allora Gesù disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. È evidente che Gesù racconta la parabola con il preciso intendimento di correggere la concezione di Dio che i suoi ascoltatori e denigratori avevano in mente. Gesù intanto dice: ma voi, Gesù parla a gente della campagna, voi, quando smarrite una pecora,
non lasciate le restanti 99 nell'ovile per andare a cercare quella perduta? La domanda un po' ci sorprende. Noi staremo tranquilli con le 99 pecore nell'ovile e manderemo al diavolo l'unica pecora smarrita. Ma il comportamento di Dio è diverso, divinamente diverso. Dio vuole la salvezza al 100%. Però attenti bene, noi possiamo alzare il muro del no, ma Dio resta sempre colui che ama ed è pronto a perdonare. Dio non ci volterà mai le spalle, siamo noi che possiamo voltare le spalle a Dio. È il potere e il rischio della libertà che Dio ci ha dato e che Dio rispetta, perché una bontà imposta sarebbe una falsa bontà e Dio non può volere la falsità. Torniamo alla parabola. Con fine delicatezza Gesù tratteggia la figura raggiante del pastore che, tenendo sulle sue spalle la pecora ferita e stanca, torna all'ovile dopo una interminabile giornata di ricerca. A questo punto Gesù fa un salto di pensiero che svela le sue precise intenzioni e dice: così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. Attenti, la gioia di Dio è la conversione, è il cambiamento dell'orientamento del cuore, e qui sta il potere della nostra libertà. Ci sarà più gioia in cielo, ma il cielo è Dio. Gesù evidentemente vuole correggere coloro che restano scandalizzati dalla rivelazione della bontà inaudita del Padre e vuole invitarli a prendere atto che Dio è totalmente diverso da come loro lo immaginano. Dio è infinitamente più buono. Questa bella notizia già albeggiava nel Vecchio Testamento, ma ci è stata rivelata gradualmente per non accecarci. Pensate al Salmo 23, un salmo che dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome, cioè perché lui è buono. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ma nelle parole di Gesù l'orizzonte si allarga. Dio non è soltanto il pastore che guida e protegge il popolo dei vicini, ma è anche il pastore che cerca appassionatamente il popolo dei lontani. Meravigliosa notizia, com'è bello questo volto di Dio, com'è emozionante sapere che Dio fa festa per un solo peccatore che si converte e ritorna all'abbraccio di Dio. È proprio così, meravigliosamente così. Giustamente Biagio Pascal, che ben conosceva questa bella notizia, poteva dire: molti traggono motivo di bestemmiare la religione cristiana perché la conoscono male. Immaginano che essa consista semplicemente nell'adorazione di un Dio grande, potente, eterno. Ma questo è propriamente il deismo, il Dio al quale si arriva soltanto con la ragione, che è tanto lontano dalla religione cristiana quanto l'ateismo, che ne è l'esatto opposto. Parole enormi, ma vere. E conclude Pascal: il Dio di Gesù Cristo è un Dio di amore e di consolazione, è un Dio che riempie l'anima e il cuore di coloro di cui si è impossessato. È un Dio che rivela a ciascuno la propria miseria e contemporaneamente la sua misericordia infinita, importantissimo. E Pascal, per precisare ancora di più la novità e la bellezza del messaggio cristiano, immagina un dialogo. Eccolo. Signore, fammi conoscere i miei peccati, dice Pascal. E Gesù gli risponde: se tu conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti d'animo. Ma Signore, dice ancora Pascal, se mi parli così, io già mi perdo d'animo. No, risponde il Signore, perché i tuoi peccati ti saranno rivelati nel momento stesso in cui ti saranno perdonati. È una bellissima sintesi del messaggio cristiano. Gesù ci ha svelato la gravità del peccato, perché il peccato fa male, ma nello stesso tempo ci ha annunciato che Dio è sempre pronto a perdonare se ci pentiamo. Attenti bene, lo ripeto, se ci pentiamo.
giustamente ha esclamato Sant'Agostino, Signore, Tu ci hai svelato miseria e misericordia. Torniamo al Vangelo. Per precisare il suo pensiero e togliere ogni dubbio e ogni equivoco, Gesù aggiunge, o quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lucerna, spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova. E dopo averla trovata, chiama le amiche, le vicine, dicendo, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la moneta che avevo perduto. Arditissima immagine. Dio è come una donna che ha perso la pace perché ha perso una moneta preziosa. E che si nasconde dietro l'immagine della moneta preziosa? Gesù è esplicito. Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. La moneta preziosa o smarrita è il peccatore. Ci pensate? Ma quanto è bello questo messaggio, quanto è consolante. L'uomo e ogni uomo è una moneta preziosa. Dio non vuole perdere questo tesoro e pertanto fa di tutto per tenerlo stretto al suo cuore. E se la follia dell'uomo arriva a perpetrare una fuga, Dio butta all'aria tutta la casa e quando riesce a ricondurre il peccatore a fissare i suoi occhi di padre, Dio manda un respiro di sollievo che illumina di gioia il suo volto divino. Come si fa a non commuoversi davanti a questa verità? Come si fa a non intenerirci davanti a questo annuncio che ci viene direttamente da Dio? Ma Gesù non si ferma qui. Egli ha nel cuore la fotografia più bella del volto del Padre. Potremmo dire una fotografia a colori. Lo Spirito Santo ci purifichi lo sguardo affinché possiamo fissare i nostri occhi negli occhi di Dio. È l'esperienza anticipata del paradiso. Intanto vi propongo una significativa testimonianza che ho raccolto personalmente nel carcere di Regina Coeli nell'anno 1970. È una stupefacente preghiera scritta da un uomo nel momento in cui la sua anima si stava aprendo al mistero dell'amore misericordioso di Dio, però ancora dubitava. Il carcerato aveva ucciso la sua amante perché l'aveva tradito con altri uomini ed era sdegnato, ma esitava ancora e non riusciva a gettarsi tra le braccia dell'immensamente misericordioso. Allora, invece di rivolgersi a Dio, il carcerato si rivolse a Giuda con inconsuete parole che mi confidò 2 giorni prima del Santo Natale dell'anno 1970. Scrisse così, attenti, Giuda, fratello mio, nella strada fangosa di questo mondo io cammino insieme a te, custode del denaro, come te, adoratore del denaro. Sento la vanità degli affanni che riempiono il mio tempo, tempo irripetibile, tempo unico, tempo di grazia o di tradimento, per sempre. La mia mano ogni giorno stringe nervosamente la mollezza carnale della vita, accarezza il corpo chimico senza una nostalgia di risurrezione. 30 denari comprano il figlio di Dio nel commercio stupido di questa fredda bottega umana. 30 denari è il tuo dramma, oh Giuda, è il mio dramma. Quante volte compro e vendo, preferisco un po' di terra, una soddisfazione istantanea, e butto via la gioia eterna perché costa, perché chiede un salto di amore nella croce brevissima, 3 ore di croce di questa veloce vita. Giuda, fratello mio, continua il carcerato, non ti condanno più, non ne ho il coraggio, soffro con te e insieme a te, senza pudore, interrogo anch'io l'uomo innocente e gli dico, maestro, sono forse io il traditore? E sento il tonfo di uno schiaffo nel volto di Dio. Dalla polù del mio tradimento venne allora la voce, sì, sono io che tradisco, sono io. Sono io quando penso unicamente a me e mi chiudo nel regno delle mie contraddizioni, dei miei risentimenti, delle mie passioni, del mio egoismo e dimentico di donare, di morire ogni giorno per il prossimo, malmenato dai ladroni moderni lungo l'interminabile strada che va da Gerusalemme a Gerico, dal tempo all'eternità. Sono io.
e la voce buona di un Dio tradito mi sconvolge, perché io l'egoista non capisco, non voglio, mi fa paura un amore che resiste anche al tradimento. E intanto, amico, mi dice Dio, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? O Dio, conclude il carcerato, lasciami gridare per questo scandaloso amore che tu hai per me, per l'uomo, per il traditore. Lasciami per un momento stordito per questa follia, per questo amore esagerato. Lasciami per un momento e poi mi piego e piango. Piango con Pietro, l'apostolo che ti rinnegò. Piango per la sorte del tuo amore, crudelmente, continuamente tradito da questo uomo, da questo Giuda che sono io. Perché questo assurdo, Signore? Perché? Voglio sapere. Rispondimi, oh Dio, perché sono fratello di Giuda e sento la tua voce. Amico, mi rispondi, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Dopo questa singolare preghiera, che nel Natale del 1970 lessi piangendo, lo dico piangendo, cadde per il carcerato il muro della paura e l'uomo si aprì alla festa del perdono. Guardando Gesù, scoprì che Dio è amore, amore infinito. Credette e la sua anima si riempì di una grande gioia, che era riverbero della gioia ben più grande del cuore di Dio. Dopo la confessione mi abbracciò, con le palme delle mani rivolte verso l'esterno, perché disse: queste mani non sono degne di toccare un sacerdote, perché hanno ucciso. Il cuore del carcerato si era veramente aperto al pentimento. La misericordia di Dio gli appariva un eccessivo amore. E lo ricordo benissimo, dopo la confessione, recitò con me un'Ave Maria. E poi mi disse: Maria oggi ha abbracciato Giuda. Risposi: queste sono le vittorie di Dio, questo è il cristianesimo. Ma c'è ancora un'altra parabola, la parabola del figlio prodigo. La terza parabola è una vera esplosione di amore. Al centro della parabola, infatti, c'è il padre, che viene ferito nel cuore dal comportamento assurdo dei suoi due figli, che siamo noi. Noi che talvolta rassomigliamo al primo, talvolta rassomigliamo al secondo figlio. Seguiamo il racconto. Il figlio più giovane si allontana, sbattendo la porta, ma anche il figlio maggiore fugge. Il figlio maggiore fa la fuga più pericolosa che ci sia, perché fugge con il cuore e non si accorge di essere fuggito, fino a quando una precisa circostanza, il ritorno del fratello e l'incapacità di far festa con il padre, fa cadere la maschera, svelando la lontananza del suo cuore dal cuore del padre. Ma entriamo nella parabola e lasciamola parlare. Il padre innanzitutto non parla. Egli è una presenza buona che riempie la casa e crea la gioia dei figli. Ma il figlio più giovane a un certo punto, paradossalmente, chiede di fuggire dalla casa del padre. E perché? Perché si stanca di essere un figlio. Si stanca di essere un figlio buono. E il padre non lo impedisce. Questo particolare dice chiaramente che la libertà è un fatto serio. Non è Dio che vuole l'inferno, ma è l'uomo che può volerlo. Non è il padre che caccia via il figlio, ma è il figlio che scappa e sbatte la porta in faccia al padre. È fondamentale capire questo. E dove sta il peccato di questo figlio? Sta in questo. Egli smarrisce il valore del padre. Non capisce più la bellezza della bontà, la bellezza di essere figlio e non apprezza più la gioia di stare con il padre. Tutto gli pesa perché il suo cuore è diventato cattivo. Questa è la tragica verità. Il figlio più giovane rifiuta il padre e ne rimuove la memoria, in qualche modo lo uccide nel cuore. E usa i doni del padre, come accade in ogni peccato, usa i doni del padre per distruggere la propria vita. Il peccato, infatti, è male perché fa male e contiene dentro di sé la punizione. L'attrice Laura Antonelli, morta nel 2015, dopo la conversione confidò: quando ero nel peccato ero infelice, ma fingevo di essere felice. Ora che sono uscita dal peccato
o la pace nel cuore. Gesù sottolinea questa verità dicendo che l'alternativa alla casa del Padre è il porcile. Il castello fatato crolla velocemente quando ebbe speso tutto, osserva Gesù. In quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Immaginiamo l'orrore e il disgusto degli ascoltatori, che consideravano i porci come gli animali più immondi e più ripugnanti. Gesù, con questo dettaglio narrativo, riprende tutto l'insegnamento dei profeti riguardo al carattere autopunitivo del peccato. Isaia, molti secoli prima, aveva detto: poiché voi rifiutate questo avvertimento e confidate nella perversità, nella perfidia, ponendola a vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi come una breccia nel muro che minaccia di crollare. E reagendo alla diffidenza del popolo che rimprovera Dio perché si sente da lui abbandonato, il profeta risponde, dice il Signore: dov'è il documento del ripudio? Io non vi ho abbandonato. Per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata scacciata vostra madre. E altrove il profeta esclama: siamo tutti diventati come una cosa impura, come un panno immondo sono tutti i nostri atti, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. E Geremia, dal canto suo, riprende con vigore lo stesso insegnamento e dice: così dice il Signore, quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me? Essi seguirono ciò che è vano e diventarono essi stessi vanità. Il peccato ha dentro di sé il pungiglione che ferisce. Seguirono ciò che è vano e diventarono vanità. Gesù, con un'immagine folgorante, richiama la stessa verità e dice: lo mandò a pascolare i porci. Ormai il figlio è precipitato nel baratro, ha esaurito la stagione dell'illusione, ha aperto gli occhi sull'amarezza della condizione che lui stesso ha voluto e capisce che lontano dal Padre si sta male. Rientrò in se stesso, dice Gesù, ed esclamò: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Che cosa farà questo figlio? Con quale coraggio si presenterà alla porta della casa di suo padre, che egli ha chiuso con un calcio di disprezzo e con un sospiro di libertà illusoria? Giustamente e umilmente dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Il figlio si rende conto dell'assurdità del suo gesto e non osa nemmeno pensare di poter riavere la dignità della condizione di figlio nella casa di suo padre. Egli infatti aveva sputato su questa dignità. Gesù si limita a dire: partì e si incamminò verso suo padre. A questo punto forse Gesù fece un lungo silenzio e lasciò che la fantasia degli ascoltatori immaginasse la scena del ritorno e dell'incontro con il padre. Qualcuno avrà pensato: gliela avrà data di santa ragione e poi l'avrà mandato a lavorare nei campi. Qualcun altro avrà osservato: no, il padre rimase duro e fece aspettare il figlio fuori di casa per bere almeno qualche giorno. Non aveva scelto lui di andarsene? Che pretendeva ora? Sono tutte osservazioni giustissime dal punto di vista umano, ma Dio è diverso. Infatti Gesù riprende il racconto e, guardando negli occhi gli ascoltatori di tutti i tempi, dipinge una scena per noi inimmaginabile. Dice Gesù: quando era ancora lontano, il padre lo vide. Allora il padre lo stava aspettando con ansia e con struggente nostalgia. Dietro questo padre c'è Dio. C'è Dio che non conosce il rancore. E Gesù continua, dopo il racconto della sfrontatezza del figlio, che avrebbe mai potuto immaginare di trovare un padre ancora capace di tenerezza e di compassione? Gesù prosegue: il padre si commosse profondamente
E mentre stava correndo, il padre cadde sul collo del figlio e lo baciò con immenso affetto. Il figlio stesso si meraviglia e si affretta a dire: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ed era vero, drammaticamente vero. Ma il padre non sente niente, perché è troppo grande la gioia del suo cuore. E non ricorda l'affronto ricevuto, non rinfaccia la colpa commessa, non tiene il muso, non fa aspettare altezzosamente il figlio. Il padre esclama: «Presto!». L'amore vero, infatti, ha sempre fretta. «Presto», dice il padre, «portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito, i calzari ai piedi, portate il vitello grasso». Il padre vuole una vera festa. «Ammazzatelo, mangiamolo e facciamo festa, perché questo è mio figlio». Bello questo particolare. Per il padre è sempre figlio. Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sono le prime parole che il padre pronuncia. Sono parole di festa, sono parole di perdono, sono parole di consolazione. E si è detto chiaramente: nell'armadio di questo padre, che è Dio, per il figlio che ritorna c'è sempre pronto il corredo della festa, il vestito più bello, l'anello e i calzari. Che grande e bella notizia ci ha dato Gesù. Però attenti bene: se il figlio non ritorna, se il figlio rifiuta il perdono, ebbene, se accade questo, Dio non può farci niente, perché Dio ci lascia liberi. E si capisce perché: perché soltanto nella libertà può esserci la bontà vera, e Dio vuole la bontà vera, pur correndo il rischio del rifiuto. Per farvi capire fino a che punto può arrivare la libertà umana, vi leggo una agghiacciante poesia di Pier Paolo Pasolini, morto tragicamente, forse lo ricorderete, il 2 novembre 1975. Scrive Pasolini: «Se del bene conosco solo il nome, non ne arrossisco. Io sono il reo, Dio è il giudice. Ma che mi abbandoni, io gli chiedo, anche senza il suo perdono. Senza muovere un dito, ormai mi arrendo ai miei fascini, mostri familiari. Andate, angeli, e dite al Signore che al fulmine della sua redenzione nascondo, ahimè, il bersaglio del mio cuore. Come gli ebrei ho anch'io il mio vitello, il vitello d'oro, e solo ai suoi incanti porgo attenzione, dolce attenzione». Sono parole terribili, parole agghiaccianti, e Dio le rispetta, perché Dio non può costringere nessuno ad essere buono. Del resto, la bontà costretta non sarebbe bontà, non dimentichiamolo. Torniamo alla parabola. Ora bisogna fare i conti con il figlio maggiore, che sta per tornare dai campi e sta per ricevere la notizia del ritorno del fratello più piccolo. Questo figlio, se fosse stato veramente in comunione con il padre, avrebbe dovuto far festa con lui. E invece, dice Gesù, si arrabbiò e non voleva entrare. Perché? Il peccato del fratello maggiore consiste nello stare in casa con il padre senza condividere i sentimenti del padre. Egli condivide tutto, il tetto, il lavoro, la mensa, ma non condivide i sentimenti del cuore del padre. Pertanto è un figlio falso. È orribile questo fatto. Ed è il rischio che corriamo noi credenti. Il figlio maggiore crede di stare a casa con il padre, ma in verità egli è lontano dal padre, è scappato con il cuore. Una circostanza, il ritorno del fratello, lo svela a se stesso, mette in luce i sentimenti che da tempo egli aveva dentro di sé, ma non se ne accorgeva. Molte volte accade così anche a noi, non sappiamo che cosa c'è dentro di noi. Sono le circostanze, una umiliazione, una malattia, una prova, un'ingiustizia, sono le circostanze che rivelano il nostro cuore attraverso la nostra reazione. C'è da riflettere. E il padre? Il padre resta incrollabilmente padre e vuole la salvezza anche di questo figlio. Ecco la stupefacente reazione del padre. Il figlio non vuole entrare nella sala della festa e il padre esce a pregarlo.
questo padre ha un solo argomento, ha una sola risorsa, una sola forza, la forza dell'amore. E questo padre è Dio. Che mistero bello. E uscendo dalla sala, il padre si trova addosso la reazione sdegnata del figlio maggiore, che dà una lettura completamente distorta di tutta la sua vita. E il padre risponde con il linguaggio del puro amore e gli dice: figlio, altro che figlio c'era da dirgli, ma questa è una reazione umana, non è la reazione di Dio. Figlio, dice il padre, tu sei sempre con me, quel che è mio è tuo. Gesù mette sulla bocca del padre la parola tecno, bambino, bambino mio. Gesù in questo modo dipinge un ritratto di Dio in cui l'amore è il colore dominante, che dà la vita ad ogni altro colore. Il padre è amore, essenzialmente amore, fedelmente amore, inesauribilmente amore. Gesù non conclude la parabola, non dice cosa farà questo figlio. Lascia a noi, lascia alla nostra libertà la conclusione. Quale sarà? Perché certo è che noi siamo chiamati ad entrare nel cuore di Dio per vivere la sua stessa vita. Padre giusto, prega Gesù nella scena delle grandi emozioni, l'ultima scena. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi sanno che tu mi hai mandato ed io ho fatto conoscere loro il tuo nome, cioè il tuo mistero intimo, e lo farò conoscere ancora, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io in loro. La vita cristiana approda a questo oceano, all'oceano dell'amore infinito di Dio. E quando gli uomini vedono in noi cristiani questo amore, si commuovono e cadono in ginocchio. Un esempio recente. Il 13 maggio 1981 Ali Accià sparò due colpi di rivoltella contro Giovanni Paolo II in piazza San Pietro e lo ferì gravemente. Mentre lo portavano tutto sanguinante e dolorante all'ospedale Gemelli, Giovanni Paolo II disse con la voce che gli restava: perdono il fratello che mi ha sparato. Ma ci pensate, pensate a queste parole: perdono il fratello che mi ha sparato. Indro Montanelli, acuto giornalista, commentò: Giovanni Paolo II con queste parole ci ha detto chiaramente cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è la religione dell'amore, perché Dio è amore. Ora tocca a noi dimostrarlo con l'esempio della nostra vita ogni giorno. È un meraviglioso impegno. Se l'ho dato Gesù Cristo.